Franco Colombo, sei stato l'organizzatore di questo evento che oggi vede Bivona protagonista con la Coppa vinta dalla Nazionale Italiana, un interessante convegno, insomma un momento importante per la nostra città, per gli sportivi e per l'aggregazione che dà verso il mondo della scuola. Beh, diciamo che oggi è una giornata, dire una giornata importante per noi, per la nostra, diciamo, piccola ma grande nello stesso tempo della nostra comunità, che è un evento che non capita tutti i giorni di fare questo tipo di manifestazione. L'abbiamo fatto grazie alla conoscenza del rappresentante della Lega Nazionale Fabio Nicole, così abbiamo lavorato da novembre per portare questa benedetta coppa, può avere la soddisfazione nel nostro ambiente e far visita e gioire un po' di questa giornata. È previsto anche un convegno, si parla anche di razzismo, ed è importante in questo momento dove purtroppo vediamo in certi campi si parlerà nel convegno, si parlerà del razzismo e della violenza negli stadi, perché è di attualità, diciamo, questo è l'evento. Far capire un po' a tutte, ai giovani, noi grandi, noi genitori, perché poi la guida siamo noi. E come si suol dire, fare i genitori o fare gli istruttori non è cosa facile, perché dobbiamo convivere con questa situazione. Però dico una cosa, che da parte dello Stato, da parte della Lega, nessuno parla più del famoso DASPO, nessuno dà DASPO più. Cioè questa parola è sparita dalla circolazione. È veramente un grande onore per la mia comunità di Bivona ospitare questa coppa così importante e così simbolica per tutta l'Italia. Non possiamo dimenticare quella sera dell'11 luglio del 2021, quando tutti assieme abbiamo gioito, ci siamo tenuti per mano, e tutti gli italiani proprio a gioire di questa bellissima vittoria. Lo sport è qualcosa di importante ed è il messaggio che oggi si vuole lanciare ai nostri giovani dell'Istituto Pirandello, ma a tutti i giovani di questo territorio, quello di fare sport, perché lo sport è salute, lo sport è amicizia, lo sport fa crescere e fa diventare uomini. Come amministrazione comunale noi stiamo lavorando sulle strutture sportive, stanno partendo i lavori del campo di calcetto e di tennis, abbiamo fatto un campo da padel, stiamo presentando un progetto esecutivo per il campo di calcio, per farlo in erba sintetica, quindi c'è grande attenzione della mia amministrazione sulle strutture sportive, perché sicuramente daranno la possibilità ai nostri giovani di poter vivere lo sport in strutture che siano sicure e in ottime condizioni. L'Istituto Pirandello oggi protagonista di questa bella manifestazione che vede il coinvolgimento anche di tanti studenti? Sì, certamente, siamo qui, siamo stati investiti da questa responsabilità di ospitare la Coppa Europea vinta dalla nostra nazionale nel luglio del 2021. Ma tutto questo si inserisce anche in un altro contesto, cioè quello di un percorso di educazione alla legalità e di... Tanto è vero che adesso parteciperemo a questo convegno sulla non violenza negli stadi, e quindi va a chiudere un cerchio. Siamo contentissimi di avere ricevuto questa proposta, ecco, di far parte di questo percorso, di questo itinerario, perché ieri è stata già ospite ad Agrigento, al Teatro Pirandello, perché ritengo che sia fondamentale fare rete con il territorio, e anche nei territori che sono territorialmente posti ai margini della provincia, ecco, e organizzare questi eventi ritengo che siano di grandissimo spessore, non solo culturale ma anche sociale. Viene dal suo luogo natio, che si trova a migliaia di chilometri da
Bivona per assistere a questi eventi? Esattamente, vengo apposta, sono venuto per un paio di giorni per assistere a questo evento, perché appunto apprezzo tantissimo la passione che ci mette Franco a realizzare questi eventi, e in particolare quest'anno il tema è molto importante, quello della violenza e del razzismo. E poi mi piace molto il fatto che si occupa di giovani, e i giovani sono la nostra futura generazione, è importante che tutti noi diamo un messaggio unito contro la violenza, contro il razzismo, e invece a favore dei valori fondanti dello sport, che sono tutt'altri, sono quello dell'amicizia, della solidarietà, del fair play e della competizione. È bello competere, non è importante vincere, ha bisogno di uguaglianza, cioè bisogna essere tutti uguali nello sport per avere una competizione paritaria. Vado qua a collaborare e a passare alcuni trofei, in particolare quelli del calcio 5 Fustal, campione di Europa del 2003-2014. Questo progetto è stato fatto con Colombo insieme, e subito abbiamo informato subito il presidente del comitato regionale Franco Morgana, non si è tirato indietro il presidente regionale, abbiamo subito attivato il motore dell'organizzazione. Abbiamo organizzato le prime, una tappa a Pollina, Agrigento, è stato fatto ieri, e oggi qui a Bivona. Franco Colombo ci teneva moltissimo, anche per valorizzare anche la città, tutto il territorio, e poi anche perché Agrigento è stata proclamata capitale d'Italia della cultura. Ben venga, una buona ciliegina sulla torre per un buon inizio di lavoro a tutta la provincia di Reggio Calabria. Di Agrigento. Il presidente Morgana è stato eccezionale, ci ha appoggiato in tutti i modi, e così abbiamo fatto questo grande evento. Tutto quanto, ieri è uscito benissimo, eccellenza di organizzazione da parte della federazione, del presidente Morgana, tutto quanto, punto il top in alti livelli con la federazione. Poi invece anche qua a Bivona, anche qua alzato il livello di organizzativo, tutto quanto, dobbiamo ringraziare sempre il presidente Morgana e Angelo Caramanno, il delegato provinciale della Lega Nazionale Dilettanti.